Buongiorno a tutti, un video breve sul fuori onda fatto dall'Annunziata che sta tenendo un po' l'attenzione focalizzata in questi giorni, insieme con ovviamente la guerra ucraina. Sicuramente l'avrete visto tutto, cioè l'Annunziata durante un fuori onda, pensando di non essere ascoltata, ha espresso delle opinioni su quello che è la comunità ucraina in Italia, etichettandola come fatta essenzialmente di cameriere, badanti e la terza persona amanti. Da questo video emergono due o almeno tre cose interessanti. Allora, uno che c'è prima di tutto un'ipocrisia nella televisione, lo diceva già Pasolini, che tutto ciò che è davanti a un video, davanti a una telecamera è falso, o comunque tendenzialmente è autocensurato, come diceva lui. Cioè si dicono cose o non si dicono cose che però si pensano, e quindi c'è una non verità nel video. In questa cosa, credo molti lo sappiamo già, è un invito a guardare con un grande spirito critico la televisione, perché lì non c'è la verità, non c'è la verità delle persone, come non c'è anche in società ovviamente, però insomma, lì magari c'è una maggiore attenzione, salvo quando ci si distrae un attimo e si fanno figure poco professionali, perché giustamente è come uno che guida e che va fuori strada fare un'uscita del genere. Due, che cos'è un pregiudizio invece? Cioè, quello che viene espresso da questa giornalista è essenzialmente un pregiudizio, cioè un giudizio che viene a priori, che viene prima di un giudizio reale. Per poter fare un'affermazione come quella, io dovrei, per essere sicuro, dovrei conoscere le statistiche di tutta la comunità ucraina in Italia e da quello vedere quanti fanno quel tipo di lavoro, quanti fanno quell'altro tipo di lavoro. Detto invece così vuol dire semplicemente che io personalmente magari ho conosciuto alcune persone che fanno quel lavoro, ucraini che fanno quel tipo di lavoro lì, oppure mi è stato detto da altri così, ma queste sono opinioni personali, sono conoscenze molto limitate su un settore che non fanno una vera conoscenza, perché poi può essere che nel pregiudizio ci sia davvero, questo intendiamoci, però il pregiudizio è appunto un giudizio a priori, può a volte anche essere corretto. Molte volte non lo è, a volte è smaccatamente falso. I pregiudizi verso le nazionalità ci sono. Se voi vi guardate su Wikipedia, c'è un'interessantissima pagina sui pregiudizi nazionali tra le varie nazioni. E ci sono, per esempio, pagine su pregiudizi sui giapponesi, pregiudizi sui francesi, eccetera, pregiudizi sugli italiani. Io stesso che sono stato all'estero ho trovato che c'è, nei confronti della comunità italiana, della nazione italiana, ci sono delle visioni che sono. Non sono sempre corrette e comunque c'è uno stereotipo, cioè l'italiano viene visto in un certo modo, così come magari noi facciamo la stessa cosa con gli altri. La cosa, a parte la cosa antipatica, perché i pregiudizi spesso sono negativi, e quindi c'è questa cosa qui, ma la cosa peggiore è che sono molte volte sono sbagliati o imprecisi, quantomeno, molte volte smaccatamente falsi. Però mi ricollego a un discorso di. Freud diceva che i pregiudizi comunque sono molto utili. Perché? Perché permettono al cervello di fare un grande risparmio di fatica. Io per crearmi un'opinione formata su un argomento devo spenderci tempo e energie mentali, cioè devo acquisire informazioni corrette e poi ragionarci sopra. Questo richiede energie. Il cervello è fatto, questo mi ricollego alla neuroscienza, quello che vale per qualunque altro ambito in cui ci muoviamo. Il cervello è fatto per essere invece, per risparmiare più energia possibile. Un esempio classico è quando noi impariamo a usare la macchina, quando impariamo a guidare, consumiamo un sacco di energie cognitive per imparare, quindi all'inizio guidiamo male e ci costa moltissima fatica. Dopo 3 mesi, 6 mesi che guidiamo, guidiamo senza neanche accorgerci, la macchina si guida da sola. Perché? Perché il cervello ha assimilato le informazioni, le ha chiuse in una specie di scatoletta come fosse un software, e poi lo lancia in sottofondo. E questo vale per tutte le cose, anche per i giudizi sulle popolazioni e su tante altre cose, cioè il cervello tende a risparmiare. Il pregiudizio è un meccanismo per risparmiare energie, quindi è un meccanismo di risparmio energetico comprensibile, per questo Freud diceva che i pregiudizi sono molto utili, non perché sono giusti o veri, ma perché sono comodi per il cervello, è un meccanismo di risparmio di energie. Purtroppo diciamo anche, perché ovviamente ci porta a essere convinti di cose che spesso, come ho detto, sono sbagliate. Sono imprecise e a volte sono completamente false. Per avere invece un giudizio corretto bisogna informarsi, bisogna ragionarci sopra, bisogna discutere anche con altre persone in maniera adulta. E questo per quanto riguarda il limite allora del pregiudizio alla luce di quello che è anche la sua utilità cognitiva, anche
che fa parte dei limiti umani, insomma, uno dei bias cognitivi alla fine, il pregiudizio. E l'ultima cosa, io direi invece l'ipocrisia, che mi ricollego a quello che dicevo all'inizio, cioè esiste una tendenza a dire quello che non si pensa, pensare quello che non si dice, in televisione più che altrove. E questo, ahimè, devo riconoscerlo, nella sinistra sembra più forte, perché laddove la destra a volte esprime questi giudizi sbagliati, eccetera, però lo fa magari con un po' più di sfacciataggine, la sinistra si autocensura, salvo poi avere queste uscite. Non potrei citare alcuni esempi anche nel passato. Io ricordo che ci fu la Gruber che una volta disse: io al tuo direttore di giornale non rilascio neanche la dichiarazione della mia badante. 10 anni fa, ce ne sono stati altri casi di questo tipo. Questo fa capire che appunto c'è un'ipocrisia magari di sinistra, in cui la destra forse anche proprio per maggiore sfacciataggine si pone meno il problema, ma alla fine, se vai a vedere, questi pregiudizi sono abbastanza condivisi, purtroppo devo dire, perché secondo me non sono un ottimo strumento di convivenza sociale, avere pregiudizi nazionali, di casta, di classe sociale, eccetera, eccetera, chi più ne ha più ne metta. Ecco, questo era solo per dare una mia visione su quello che è successo, cioè un ottimo esempio per poter analizzare come funzionano alcune cose. Adesso si chiede, no, la dimissione della giornalista in questione, dell'annunziata o dell'altra persona. Beh, diciamo che è stato fatto un errore, però è stato un errore che ha permesso di vedere alcune cose, quindi in teoria il giornalista dovrebbe saper fare certe cose in un certo modo, però vabbè, non so cosa ne pensate voi, se pensate che dovrebbe essersi, si dovrebbe dimettere, che non farà ovviamente. Voi potete chiedere quanto vi pare all'annunziata di dimettersi, io se volete vi dico anche il perché, però nei commenti. Niente, questo è quanto. Spero, vorrei delle opinioni comunque, perché come dico, ho espresso la mia idea sul pregiudizio. Io personalmente non conosco molti ucraini, mi capita di avere magari dei pregiudizi, anzi, ovvio che ho dei pregiudizi come tutti, però sono profondamente convinto che sono sempre sbagliati, quasi sempre sbagliati, imprecisi quantomeno, sbagliati, a volte completamente sbagliati. Quindi secondo me non è che si possono, come tutti i bias cognitivi, il problema è che essendo umani ce li abbiamo, non si può evitare di averli più di tanto, d'accordo? Però essendo consapevoli anche in questo di queste cose, si può evitare di fare un errore, ma anche e soprattutto per un discorso di evitare di prendere dei granchi, nel senso che uno magari ha dei pregiudizi verso un gruppo, non lo so, un gruppo umano, un gruppo sociale, eccetera. Parte prevenuto in un modo anche positivo, non per forza negativo, per dire: io posso pensare che gli americani siano migliori degli altri, faccio un esempio. E poi allora mi trovo un americano e dico: no, vabbè, o un tedesco, facciamo un esempio europeo. Tedeschi precisi, no, lavoratori grandi. Poi trovo un tedesco, vado con questo pregiudizio e poi mi accorgo che in realtà non è così, secondo lo stereotipo. Io mi trovo, tra virgolette, spiazzato quantomeno. Quindi è sempre meglio mettere un bel, come diceva Bertrand Russell, mettere sempre un bel punto di domanda vicino a tutte le proprie convinzioni, specialmente se sono pregiudizi. Spero che ci siano dei commenti, io ringrazio per avermi ascoltato, perché vorrei l'opinione di altrui su questa cosa, e anche sul fatto se secondo voi la nuziata dovrebbe fare qualcosa di particolare, dimettersi, fare delle dichiarazioni, eccetera. E cosa pensate dei pregiudizi anche. Grazie mille, buona giornata.